Ma di le cose che sai su questo farmaco. Mauro da Messina, ma mi interessa molto. Mauro da Messina. Mauro, dimmi, dai. Spettacolo di merda offerto dall'Italia. Il Parlamento vuoto, conigli e bigliacchi non sono andati al Parlamento, mentre noi siamo tutti in prima linea a rischiare. I vostri culi flaccidi li metterete in quelle sedie di merda nel Parlamento quando dovete aumentare le tasse. Lì sarete tutti presenti, vigliacchi e vigliacchi, vigliacchi di merda. Non avete il coraggio di andare a lavorare. Vi siete cagati di sopra. Grande Mauro, grande Mauro. Questa è l'Italia, vigliacchi di merda. Non volete dare a nessuna lezione. E quando passerà sto coronavirus, poi ne facciamo due risate con qualche ministro del cazzo. Appena mette qualche tassa, con la mazza li ricevo a casa. Fossi lui mi preoccuperei di quelli che arrivano a Messina. Fossi lui a governare l'Italia in questo momento, non che non è scappate e rompete la ricchia solo quando dovete aumentare le tasse di merda. E ci avete riempito a Messina di extracomunitari e noi abbiamo 10 posti soltanto di unità. Ma il suo problema non sono gli extracomunitari, sono quelli che arrivano dal nord, caro Mauro, caro signore da Messina. L'ultima barca, ma non arrivano extracomunitari, arrivano dal nord. L'ultima barca che è arrivata ci costa 150.000 euro al mese. Ma no, possiamo informare questo amico da Messina. Però scusami, amico da Messina, in questo momento il problema di Musumeci. Signor amico da Messina, il problema dell'ottimo governatore della Sicilia e anche del sindaco di Messina, non sono gli sbarchi, sono quelli fraterno, che vengono dal nord, sono gli amici del nord che arrivano, che tornano a casa. Questi scrocconi che vengono qua, chi li paga? Molti magari sono di Messina, degli extracomunitari, ho capito, certo, è meglio che non vengono. Le ONG in questo momento è meglio che non vengono, perché li se la sentono non vengono. Lei non si preoccupi, è il miglior spot contro l'immigrazione. Ma anche gli italiani che stanno venendo a Messina, sentendo lei, rimangono a Milano o a Lodi. Sentendo lei, rimangono lì. Allora, cioè, lei è il miglior spot per non venire a Messina. Sta offrendo un servizio civile al paese. Lei sta offrendo di grasso informe, e questo è vero. E questo è anche giusto. Vabbè, e questo è anche essere vero. Non c'è. Ormai vengo insultato anche quando sto zitto. No, perché vengo insultato anche quando taccio. I matti alle volte però hanno dei momenti di lucidità, anche i matti, vedi? Messo al mondo. No, sì, ma io non ho detto un cazzo. Ma io non ho detto niente. Comunitari di merda che te le vuoi portare a casa tua. Mauro, stai. Mauro. Mi sento male. Io ho 10 posti di unità intensiva. Mentre queste veste di minchia gli stiamo dando 1000 euro al mese. Hai capito o no? Scusami, Mauro. Mauro, scusami, da dove stai chiamando innanzitutto? Dal telefono di casa, dal telefono tuo personale? No, dal cellulare. Si sente? Dal cellulare. No, perché mi sembrava un po' stranita la voce. No, però... avevo la mano sì, ma non è la voce, è quello che dice. E sempre parla quello che dice, ma quello che cazzo mi va a fare? Da dove vuoi i negri? Perché cazzo non te ne vai in Nigeria e te la fai scaricare nel culo? Se li vuoi, te li prendi e li mantieni. Hai capito? Perché mentre al nord avere 2500 posti letto, noi qua abbiamo 10 posti letto ed è colpa dei negri. Ed è colpa dei negri. Faceva notare Parenzo prima, Mauro, che però il problema in questo momento, in questi attimi, in questi secondi a Messina, sono le persone che sono lì in fila per prendere il traghetto. Ascolta, le persone dal nord, sono messinesi, lì in fila, siciliani, te lo proprio. Dico io perché al Parlamento i vigliacchi invece di dirigere questo è vero, i signori sono rintanati in casa, usciranno con i facci di culi quando dovranno sedersi a dire non attacchi così, fanno lo smart working, il Parlamento fa le riunioni telematiche. Cambiamo l'Italia, ormai non ci facciamo più governare da voi con le vostre cazzi di tasse di merda, e poi qua abbiamo 10 posti di terapia intensiva, avete capito? Teste di cazzo! Fermi tutti! Quanti anni ha questo signore però? Perché l'età è determinante, perché non vorrà.